lago nel blu. Voi siete piccoli da lassù. Troppe le chiacchiere, le falsità. Ora ascoltatemi, ecco la mia verità. Sono un funambolo e vi disturberò. Dalla fune se mi va, sputo sulla città. Accomodatevi, è l'ora di andarmene via. Sono più libero passeggiando nel blu. Io non vi sento, ma è il bello di stare quassù. Sono un funambolo e vi disturberò. Dalla fune se mi va, sputo sulla città. Scendo perché amo la vita, si sa, resto me stesso, mi allungo finché tocco le stelle da qua. Sono un funambolo, vago nel blu, voi siete piccoli. C'è che dire, questa mattina dedichiamo la trasmissione alle chicche, alle particolarità, perché indubbiamente il videoclip che appena abbiamo visto e sentito è Funambolo, il pezzo singolo di un lavoro di Adolfo Durante, buongiorno e benvenuto, cantante, che è un pezzo singolo che anticipa quello che sarà il suo secondo album, se non sbaglio, che è intitolato Libertà. Adolfo Durante però non è un cantante emergente, c'ha una lunga storia, un interprete che ha lavorato con grandi big della canzone italiana e, come abbiamo avuto modo di apprezzare in questo Funambolo, un interprete da una vocalità particolare e anche da una interpretazione canora particolare, un po' dissacrante, dalle tonalità che spaziano dal pop al rock al folk, insomma c'è un po' di tutto, qualcosa di davvero, io prima parlavo di chicche, qualcosa di davvero caratteristico. Il primo settembre è uscito Funambolo, sta avendo un buon successo sia nelle radio, insomma lo stiamo ascoltando perché è una musica diversa. Noi abbiamo il piacere di averti, adesso sono passato al tu, di averti intercettato, tu sei nato a Salerno, vivi a Mantova, sì. Mi avete intercettato di averti qui oggi a Sette in Punto. Oggi prima avevamo un ospite romano, oggi un ospite salernitano, oggi non c'è proprio niente di Veneto. È l'Italia che arriva a Sette in Punto. Beh, giusto. Il Funambolo. Il Funambolo. Beh, è sicuramente un singolo che apre un percorso nuovo nella mia carriera artistica, perché io
mi formo diversi anni fa, intorno agli anni 90, con una band emergente allora, si chiamavano Mister No, ero la voce di questo trio, due chitarre e voce, con i quali avevamo realizzato una serie di brani per la Sony, doveva sfociare in un album che poi non è mai arrivato. Perché non è mai arrivato? Non è mai arrivato perché probabilmente per quei tempi la mia vocalità era una vocalità sicuramente audace. Scomoda? Scomoda, probabilmente inusuale, abbastanza inconsueta, no? E quindi probabilmente era un problema anche culturale, di abitudini a sentire o a vedere la musica in altri contesti, in altri modi. E quindi sicuramente questo ha reso più difficile il cammino, no? E quindi tra i vari prodotti che avevano alla mano a suo tempo hanno preferito, diciamo, più commerciali? Puntare su qualcosa di più commerciale, meno, di più prevedibile probabilmente, no? Più scontato forse. Erano gli anni di poi, della disco music, sì, disco music, del pop più immediato, più semplice, più facile, anche più catalogato. E questa visione culturale musicale dell'epoca in qualche modo ti ha creato un stop della tua carriera o comunque hai continuato a lavorare con quelli che sono appunto i big della canzone, magari nelle loro elaborazioni più ricercate? Perché indubbiamente la tua voce è una voce ricercata, raffinata, particolare, una vocalità originale, unica, non facile da trovarsi. Hanno avuto un effetto abbastanza controproducente, nel senso che mi hanno fatto pensare, fatto maturare l'idea di dover smettere. Non so dirti per quale motivo. Quindi tu hai smesso? Sì, io ho smesso, mi sono dedicato a tutt'altro per quasi 12-13 anni e fino a circa 2 anni fa, nel 2012, quando decido di riprendere in mano la mia vita artistica. Decidi tu di... Decido io, sì, perché decido di produrmi. Ah. Sì, assolutamente. Decido di farlo con delle canzoni che mi rappresentassero in un modo molto particolare, no? Quindi realizzo un album di cover, decido di intraprendere un percorso con 2 jazzisti. Certo che... Se mi posso permettere, decidere di ripartire con album di cover ci vuole anche molta umiltà. O forse anche un po' di pazzia, perché tu sai che misurarsi con dei brani già famosi che hanno fatto anche la storia della musica a volte può avere il rovescio della medaglia, no? Nel senso che... Però tu comunque eri un interprete in primis... Sì. Ti sei fermato e poi riparti con le cover. O era l'unico modo per poter riproporre certi brani valorizzandoli o cambiandoli, perché poi dipende dai gusti, con la tua particolare vocalità? Beh sì, l'idea era quella di, siccome nei precedenti lavori probabilmente io non ero mai stato completamente contento di come era stata usata e la mia personalità e la mia vocalità, ho pensato che ripercorrendo un album con alcune canzoni che mi permettessero di dare l'idea che volevo dare io di me, era per me fondamentale, però non poteva subentrare nessun produttore, nessun musicista, dovevo scegliere tutto io, avevo questa necessità, per me era fondamentale. Ho avuto ragione, perché sennò oggi non sarei arrivato a questo disco inediti, quindi sicuramente col senno di poi posso dire di aver avuto ragione. Come hai scelto le cover? Come hai scelto appunto i cantanti o i brani famosi da reinterpretare, quelli che più in qualche modo potevano avvicinarsi alla tua vocalità, potevano avere un remake, chiamiamolo così, che alla fine diventava un remake, che diventava un brano nuovo? Guarda, è stato un processo un po' strano il mio, nel senso che inizialmente ero convinto che la mia voce rendesse meglio, per problemi di tonalità, di vocalità, su alcuni brani solitamente cantati da interpreti femminili di vecchia data. In realtà poi ho scoperto che, ripercorrendo con la mia voce brani di cantautori come Tenco, come Leo Ferré, come Battiato e così via, il mio timbro vocale acquisiva una sua particolarità
e questa è stata per me una scoperta, quindi mi sono ricreduto su questa cosa, ho scelto quasi tutti i cantautori degli anni 60, da Tenco, Modugno e di questi ultimi anni come Battiato, qualche pezzo di Mia Martini, perché poi di Mia Martini ho fatto per alcuni anni degli spettacoli con piano e voce, per piano e voce, Mimi in Jazz, avevo girato alcune piazze italiane e questa cosa mi è rimasta dentro e l'ho voluta poi riportare in questo disco che si chiama Stanza 219, l'altra storia. Quanto questa tua vocalità particolare nell'interpretare questi brani, no? Questi mostri sacri della musica italiana hanno acquisito una patina di innovazione? Perché se io penso alla tua voce come l'ho ascoltata, parlo proprio da profano, e penso a quei brani di Tenco piuttosto, perché già con Battiato vedo una certa simbiosi, se vogliamo, no? Anche per queste variazioni musicali, eccetera. Però Tenco, interpretato da te, mi dà l'idea che sia una interpretazione in chiave moderna. Ma è moderno perché io adesso abbiamo una musicalità moderna. Beh, lui era molto essenziale nel suo canto, molto, molto triste, molto cupo. Appunto. In realtà Mi sembri molto ironico anche. Com'è? Mi sembri molto ironico anche nella vocalità, nell'interpretazione. Bello che qualcuno lo colga. Dissacrante, molto spiritoso. Sì, esatto. Capito? Ma non spiritoso, no. Giullare. Dissacrante in maniera. No, è vero, sono molto. Mi piace molto l'ironia, mi piace molto auto ironizzare anche un po' luciferino, no? Sì, mi sembri dai questa birbante. Idea un po' birbante, angelo e demone che posso? Poi alla fine, se mi permetti, io leggevo alcune note, no, sulla tua vocalità, questa voce che è un po' maschile, un po' femminile, questo è cioè, l'elemento caratterizzante. Sì, ma ti piace questa definizione, un po' maschile, un po' femminile? Non si può dire una voce e basta, una voce con una timbrica? Sì, io non mi pongo mai il problema, dico la verità, è più chi ascolta che tenta di classificare questa cosa. Che poi io credo che sia il prossimo. Non a caso. Ecco, non a caso. Smettiamola con le classificazioni. Sì, no? Sì, io credo che sia il caso di farla finita. Secondo me è fondamentale non porsi barriere, ma andare oltre ogni barriera culturale, musicale, stilistica. Sì, non è mai bianco e nero, può essere anche grigio, può essere una sfumatura infinita, una scala di sfumature. Sì, decisamente. Decisamente. Quindi stavamo dicendo, questi brani hanno assunto sicuramente un'atmosfera molto più meno cupa e forse un po' più di classe, per mano anche dello stesso jazzista Stefano Calzolari, bravissimo peraltro, che ha dato un tocco decisamente molto glamour e raffinato sì. Quella che si può oggi, la musica. Quando io ero ragazzina la musica d'autore era la musica dei cantautori, no? Sì. Che però si struggevano. Sì, si struggevano. Molti di loro sì. Cioè, io mi ricordo, per fare due nomi, Baglioni e Cocciante, l'uno era l'esaltazione dell'amore, eccetera, solare, l'altro era l'esaltazione dell'amore dannato. Ecco, è così. Il gusto musicale, tu prima parlavi di questioni culturali, no? Di non accettare certe caratteristiche, perlomeno per il pubblico di massa, perché poi credo ci sia sempre stato un pubblico persone che ascoltavano musica di nicchia, musica particolare, quella musica che in radio la senti soltanto dalle 22 in poi, no? Che è la musica un po' speciale. Oggi il gusto della musica è cambiato, di ascoltare musica. Tu prima mi dicevi se 12 anni fa ero fuori dal giro, oggi invece divento un po' quel quid che incanta, che affascina, la diversità nella musica che può acchiappare, tant'è vero che in questo mese di programmazione radio sei molto ascoltato. Sì, è vero. Devo dire che i talent sicuramente, che è una strada che io sconsiglio comunque. Sì, infatti ero già di questo vogliamo parlare, però i talent a loro modo, no. Secondo me i talent a loro modo hanno dato visibilità a certe voci, no? Quindi sicuramente hanno aiutato.
Tant'è vero che se io avessi avuto queste opportunità allora, forse probabilmente qualcosa di diverso sarebbe accaduto. Oggi dico per fortuna, non li ho fatti, non li ho affrontati, non li affronterei, perché credo che la carriera artistica vada affrontata in un altro modo, come sempre è stato fatto. Cioè, se l'idea è di durare nel tempo, di avere una tua credibilità musicale, credo sia fondamentale non accontentarsi di una visibilità immediata, ma di lavorare duramente, di avere un tuo seguito, un tuo pubblico, di avere un tuo percorso musicale preciso, per me è fondamentale. Ma questo oggi è possibile? Perché oggi... una volta c'erano le case discografiche, oggi non c'è più. Tu no. Prima hai detto una cosa che vorrei sottolineare, mi sono prodotto. Allora sì, nel 2012 sì. Però prodursi prodotto... vuol dire... spendere. Ecco, ma, non... sì. Ma questi giovani magari che hanno una bella voce, l'unico modo per... magari iniziare un percorso, perché io credo che il talent sia l'inizio di una palestra. Poi sarà anche la fine, in molti casi è certo, stata la fine. Però se pensi oggi a quanti... un giovane, se non va il talent, come può, se vai in una casa discografica, se non hai i soldi per prodursi, cioè come può fare? Beh, ci sono però realtà musicali che stanno sopravvivendo e soprattutto hanno un loro seguito senza età. Mi viene in mente, non so, Mannarino, ad esempio, che fa sold out in tutti i concerti, non è mai andato ad un talent. Penso a tanti altri. Io credo ci sia un sommerso, ma credo che ci siano anche molti musicisti, molti artisti, anche se non estremamente noti, molto seguiti, che hanno un loro pubblico e che hanno al loro attivo un percorso musicale solido, fatto di grandi sacrifici, ma nel tempo fatto anche di grandi soddisfazioni. E credo che questo si ottenga solo arginando quella che è la visibilità immediata. Certo, la visibilità immediata in molti casi ti dà la possibilità di esprimerti subito di fronte a un grosso pubblico, però poi è mantenere nel tempo questa visibilità che diventa più difficile. Quindi un artista magari ad un talent ha un pubblico immediato di massa, però sì, resiste una stagione e poi scompare. Molto spesso molti... è successo. Quindi qualcuno invece... per carità, no, qualcuno, no, certo, certo, invece è meglio fatta. Coltivare un proprio filone anche particolare di pubblico interessato, esatto, e proseguire, anche perché mantenere sempre il livello molto alto di qualità del prodotto non è facile, no? E non può essere una cosa così. Io credo che oggi non ci sia più l'approccio di massa, ma ci siano tanti settori dove ognuno trova il suo spazio, sì, anche proprio come questo crisi. Grazie anche ai social, quelli che hanno contribuito. Ma nel mio caso io sono un fautore, perché mi hanno portato questo disco. Se non fosse stato per un social, come ti hanno aiutato? Sì, perché io sono entrata a far parte di uno dei tanti gruppi che ci sono su Facebook, di Muovi la Musica, di Alberto Salerno, marito di Mara Maionchi, ha aperto questo gruppo di ascolto che si occupava di musica, musicisti, eccetera, così. Ne è nata poi un'associazione no profit, e in questo contesto ho avuto la fortuna di essere ascoltato da quelli che poi è diventata la mia squadra di lavoro, cioè Enrico Andreini. E che squadra, ecco, vogliamo citarla. Enrico Andreini, che è produttore dell'album, che ha composto la quasi totalità delle tracce che compongono Libertà, insieme a Sandra von Borries, che invece ha scritto i testi. E nello stesso tempo e sempre nello stesso contesto ho la fortuna di essere contattato sempre via social, in chiaro, da un grande musicista che è Andrea Zuppini. Andrea Zuppini è produttore milanese, musicista e chitarrista di fama nazionale anche oltre i nostri confini, che ha lavorato con i più grandi artisti, è stato produttore di Rossana Casale, è stato compositore di brani per Patti Pravo, per Fiorella Mannoia nell'album Sud, per Alex Baroni. Quindi ha scritto e suonato con musicisti come Eros, Fabio Concato. Quindi mi ha ascoltato in una versione peraltro del famoso disco che realizzai personalmente, insomma, vedrai di Tenco. Mi ha ascoltato e in chiaro mi disse: ah, che meraviglia, voglio darti un pezzo. E da lì è nata la collaborazione. Quindi vedi che poi i social non sono poi così controproducenti. Ma io posso essere assolutamente d'accordo con te. Più ci sono spazi di visibilità e che partono dal basso, più veramente si può catturare l'arte senza omologazione, che è un po' anche la tua
la tua cifra, no, stilistica e personale, quello di rappresentare le cose come sono, senza i veli o le omologazioni. Ma torniamo a parlare con Adolfo Durante subito dopo la pubblicità, con questo funambolo della voce ma anche della canzone. A tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in diretta con noi Adolfo Durante, un interprete della canzone italiana, una chicca, una novità che però sta appassionando il pubblico, un interprete che non nasce oggi, nasce negli anni 90, però poi per questa vocalità particolare ti sei fermato. Nel 2012 i tempi erano maturi per ritornare, sembra che insomma questa sei ritornato interpretando alcune cover di artisti famosi, oggi invece sei al tuo secondo album da solista. Abbiamo ascoltato Il Funambolo, pezzo che è uscito il 1 settembre, che appunto sta piacendo e molto, che farà parte di un album che vedremo, che si chiama Libertà. Libertà. E non è un caso che il tuo album si chiama Libertà, perché tu dicevi che te si l'ha scritti Sandra von Borians. Sì. E lei proprio ti definisce persona schietta, diretta, che dice sempre quello che pensa. Insomma, sei colui che straccia la maschera, no? Infatti anche nel video che abbiamo visto prima del Funambolo, anche nella, al di là dell'interpretazione vocalica, nella musica, sei proprio un po' così ironico. Sì, sono uno che vive molto sul filo, ama stare in equilibrio e sa che però c'è l'intensità dell'emozione che vivi in quel momento, no? Nell'essere sempre te stesso, senza troppi compromessi. Sicuramente hai anche dei momenti di grande... Beh, la libertà costa, eh? Esatto. La libertà costa. E non tutti, secondo me, hanno gli strumenti per poter vivere la libertà. No, è anche una conquista. Sì. È anche una conquista che fai nel tempo, facendo delle scelte, a volte anche difficili, no? E però una volta che in parte l'hai raggiunta, secondo me è impagabile. Quanto la libertà, la capacità di aver raggiunto la libertà anche dagli schemi, dalle convenzioni, dall'omologazione, alla fine diventa motivo anche di invidia, no? Perché costa tanto essere liberi, perché è più facile alle volte magari essere omologati. Sì, infatti quando... Però quando ce l'hai è un potere. È vero. Assoluto, è vero. Totale. Sì. E in effetti porta anche delle invidie, effettivamente. Più no? Sei libero, più, sì, più infatti riesci ad essere libero. Sei quasi sempre snob e indifferente verso gli altri. In realtà è solo perché sei talmente libero che non hai più necessità di essere schiavo delle convenzioni. Ti sembrano riduttive, no? Ci sembrano riduttivi certi percorsi definiti che poi alla fine a chi servono? Sei d'accordo? Sono d'accordo. Devo dire che quando ero molto più intimorito, mi sentivo meno sicuro, probabilmente ero anche più accolto dagli altri, no? Ma probabilmente c'era l'interesse da parte degli altri di avermi in quella situazione. Nel momento in cui mi sono completamente aperto, devo dire che io mi sento molto meglio, gli altri forse un po' meno, però insomma. Meglio conquistare un pubblico che ti capisce, che ha una sintonia immediata con la tua musica, con la tua timbrica vocalica, e questo lo chiedo all'interprete, al cantante, all'artista, o è meglio avere un pubblico di massa che poi alla fine ti ascolta quasi come un ritornello propinato che diventa una specie di tormentone, no? Perché i tormentoni poi alla fine, con tutto rispetto di chi scrive tormentoni, vivono lo spazio di un'estate e ricordano lo spazio di un'estate, no? Non è la musica che tu ascolti nei momenti dalle 22 in poi, come dico io. No, io devo dire, per la scelta che ho fatto a suo tempo, anche quella di fermarmi, evidentemente avevo la forza e il carattere di non farmi impadronire dal desiderio di arrivare a tutti i costi. Per me era fondamentale essere se stessi. Nel momento in cui
non mi sono visto valorizzato, per me era necessario anche smettere, insomma, e quindi quello che ho fatto. Quindi sei proprio uscito dal mondo della musica, sì. Che avresti con la tua esperienza potuto avere comunque uno spazio, sì, no? Sì, sì, ho deciso proprio di smettere in toto, però poi la voglia di ritornare è stata più forte, i tempi erano maturi. Non so cosa sarebbe successo, perché questo disco per fortuna l'ho fatto e mi ha aperto alla realizzazione di questo album, e anche una consapevolezza della mia voce, perché è stata anche una specie di proprio ricerca personale, no? E vocale, spirituale anche. Tu hai addestrato la tua voce, cioè partendo da una timbrica particolare, l'hai poi addestrata nel tempo, l'hai virata... Sì, in qualche modo. Sicuramente sì, perché credo che studiare sia fondamentale, anzi quello che io consiglio a chi vuole iniziare a fare questo mestiere da giovanissimo, di studiare, ma soprattutto di essere interessato, curioso, di non fermarsi a ciò che sa, ma di cercare di capire maggiormente che cosa gli gira intorno, perché c'è veramente tanto intorno a noi e bisogna saper scegliere, cogliere e avere anche il desiderio di conoscere, no? Perché a volte è molto più semplice fermarsi all'apparenza, quello che è più semplice, e invece secondo me è fondamentale incuriosirsi e ricercare. Quanto quando hai dovuto smettere è stata una scelta derivata da chi ti produceva, che riteneva che la tua voce non fosse idonea per i tempi, o quanto invece era il pubblico che ha decretato nella sua, diciamo così, visione di quello che veniva propinato, a quanto non piaceva la tua voce, quanto... Io credo di non aver avuto mai l'opportunità di potermi far sentire dal grande pubblico, quindi il pubblico non ha potuto mai scegliere. Quindi era una scelta che dipendeva per quello ti dicevo... Che i media i social mi hanno concesso l'opportunità che altri mi hanno negato. Quindi era più una visione culturale di chi aveva i cordoni del teatrino della musica, esatto, italiana in quel momento, sì, più che una scelta del pubblico. Assolutamente. Quindi non c'è stata una sentenza del pubblico che ritenesse che... No, anche perché direi che dai riscontri che sto avendo, anche negli ultimi 2 anni, devo dire, io sono molto molto contento, quindi... Forse la gente era pronta molto di più di quanto non pensassero loro a suo tempo, probabilmente. Ti ha ferito per certi versi, oppure era solo una scelta di carattere commerciale? Visto che tu hai detto che è stato anche un fatto culturale, no? Magari sì, dettato da paura di alcuni produttori, sì, discografici. Ma sì, quelle sorte di pregiudizi che si hanno a volte, ti vogliono stereotipato, rigido nel tuo modo di mostrarti, nel tuo modo di essere, con certi cliché, quindi, no? Ma forse perché, sai, si pensa sempre al dio denaro, cosa deve funzionare di più in quel momento. Che poi oggi in questo momento ritengo che proprio a livello di gusto, in un momento anche di grande difficoltà, di grande problematiche, un video come il tuo, dissacrante, ironico, è molto più interessante che vedere una cosa, la bella fiaba, a cui nessuno mai più crede, nessuno sì, più crede. Per fortuna. Meno male. sì, no, sono d'accordo. Ma anche il prossimo video che uscirà prossimamente, che è un video... presentare qui. Oh, spero, grazie mille. È un video che sicuramente farà discutere. Perché? Perché? Perché parla dell'amore universale, di un amore che non ha confini, di un amore che non ha... Che è l'amore, perché confini l'amore. Ce la mette la mente distorta, esatto, dell'uomo. Esatto, quindi è sicuramente un video che avrà dalla sua motivo di chiacchiera. E avrà sempre questa interpretazione un po'... No, sarò più... Sarò meno... Furbetti. Sarò meno attore, tra virgolette, se di attore si può parlare. Interprete, diciamo. Sì, bella parola. Parola che mi piace molto. Quando mi devo definire cantante, è una parola che mi piace poco. Infatti, interprete mi piace molto. Mi è piaciuto molto. Che tu hai detto sono interprete, sì, e adesso che nel più. Corso che ti sto conoscendo progressivamente, interprete, quindi come interpreterai il prossimo video su questo amore universale? Beh, sarò sicuramente molto più semplice, perché credo che quando si parli di amore non si debba essere troppo complicati, perché già di per sé l'amore è complicato, no? Se anche ce lo andiamo a complicare con le immagini, con l'aspetto esteriore, secondo me andiamo a distogliere quello
quello che è poi l'attenzione dall'essenza. Diventa artificio. No? Diventa artificio. E l'amore non è artificio. E quindi è però un video che ha in sé un valore anche sociale molto, molto importante, anche in temi di diritti. Non ho più tempo, io ringrazio Adolfo Durante, per il momento ascoltiamo Il Funambolo, ma quando uscirà Libertà, il secondo tuo album? Allora, il mio secondo album dovrebbe uscire intorno alla fine di ottobre, inizi di novembre massimo. Di quest'anno? Di quest'anno, sì, sì. Beh, allora prossimo, è fatta. È prossimo. Tra un mese di nuovo qui e ce lo proponi tutto. Volentieri. In esclusiva. Volentieri. In esclusiva, in anteprima, per carità, noi non siamo poi per le esclusive. Mille. Ringrazio Adolfo Durante. Grazie a voi. Ringrazio a voi per averci seguito anche questa mattina, dove vi abbiamo parlato di argomenti di cui non si parla spessissimo, perché ci piace anche andare a scovare le chicche, proprio porvi delle cose nuove, perché il fermento è tanto. Durante la giornata, l'edizione del telegiornale, 7 in punto, torna domani mattina. Grazie, arrivederci.